which I do have. I hope you don't buy it. Spero che non la compriate, perché per ogni macchina venduta io perdo 14.000 euro. Così nel 2014 Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat Chrysler, presentava la nuova 500 elettrica prodotta per il mercato californiano. Quel modello in Italia non è mai arrivato. Il principale gruppo automobilistico del paese e il suo contributo all'ambiente ha preferito darlo investendo sul metano. In Italia si vendono appena 6.000 vetture elettriche l'anno, lo 0,01% del totale. In Europa invece le vendite crescono anno dopo anno, più 33% nel 2016, con Norvegia e Olanda in testa alla classifica. Eppure in Italia, anche in questo settore, le buone idee, i progetti, le competenze non mancano. A Pont-Saint-Martin, in provincia di Aosta, nell'edificio che un tempo ospitava una centrale Enel, c'è la sede di una società che produce motori per auto elettriche. Hanno iniziato realizzando macchinari per forare circuiti stampati, poi sono passati all'industria meccanica, quella militare, hanno prodotto anche un motore per la Formula 1. Poi nel 2014, in partnership con l'Istituto Francese dei Petroli, hanno puntato tutto sulla mobilità elettrica. Abbiamo cercato di sviluppare soluzioni ad alto contenuto tecnologico che permettessero di essere prodotte in grande serie con dei costi di produzione molto bassi. Cioè un motore di questo tipo si può produrre in Europa sui 350 euro. Il motore però si produrrà in Cina. È lì che questa piccola azienda valdostana ha trovato investitori disposti a produrre 100.000 pezzi l'anno. Non abbiamo trovato effettivamente grande interesse in Italia, abbiamo trovato più interesse in Cina, dove il mercato dell'auto elettrica è un mercato in espansione con un tasso di crescita che è più del raddoppio ogni anno. Ma in Cina sulle auto elettriche investono già da anni. Nel 2010 ci hanno dato il primo taxi a energia elettrica, racconta questo tassista di Shenzhen, città del sud che ha puntato soprattutto sul trasporto pubblico. Prima erano 10 vetture, poi 50, poi 100. Quando si sono inaugurate le Universiadi del 2011 erano già 200-300, poi sono raddoppiate ancora. La nostra è la compagnia di taxi che ha il maggior numero di auto elettriche, ma ormai le hanno tutti. C'è un pezzo d'Italia anche in una delle maggiori aziende cinesi di auto elettriche. Produce un modello di minicar ideato una decina di anni fa da due ingegneri, Alfredo Bacci ed Ettore Chimenti, entrambi con un passato in grandi gruppi industriali come Piaggio e Fiat, ma nel loro progetto di vettura a energia pulita non ha creduto nessuno. Tutto quello che è il mondo finanziario e delle banche, naturalmente una start-up con un'idea innovativa su un veicolo, un micro veicolo, che non è nemmeno un veicolo M1, quindi nella categoria delle grandi case madre, lo vede con un minimo di reticenza e di conseguenza le risposte sono state tutte negative. Non siamo riusciti ad intercettare nessun tipo di finanziamento della comunità europea né dello Stato appunto italiano che ha permesso a questo progetto di rimanere in Italia. Parte con una factory fino ad arrivare ad oggi ad avere 5 factory e essere il quarto produttore di veicoli elettrici in Cina. Questi veicoli tornano in Italia nel 2015 sotto forma di car sharing, il primo che utilizza appunto auto elettriche. Si inizia a Milano, poi Roma e Firenze. La società è sempre italo-cinese. Il mercato europeo era un mercato che non poteva dare i volumi che il mercato cinese si aspetta e da lì l'idea di condividere queste macchine. Questa è una linea che diciamo ha tutti i tool che servono per produrre questo motore, ma di fatto non ha gli automatismi che sono legati alla linea di produzione. E questo modello sarà replicato esattamente in Cina con quali ritmi di produzione? Questo motore verrà fatto ogni 144 secondi, verrà fatto un motore di questo tipo. Abbiamo consentito di spostare la produzione verso di loro e abbiamo chiesto a loro di fare uno sforzo e di fare loro stessi un investimento qua da noi per gestire qui in Italia, in Europa, perché poi abbiamo delle facilities anche in Francia, la parte di sviluppo e di ingegneria.
Sviluppo e innovazione è questo che attira capitali cinesi in Italia e nel settore delle auto elettriche la ricerca può spingersi oltre. Pensiamo che la nostra macchina debba essere vista come un computer su quattro ruote. Da lì stiamo cercando di inserire all'interno del veicolo servizi che non sono solo servizi di mobilità, ma sono servizi di rilevazione dati ambientali, sono servizi di connettività tra le persone. Beh, noi siamo in una zona, perché siamo vicini a Torino, in una zona dove di automobili si parla molto e di conseguenza c'è una grande competenza relativa alla produzione e progettazione dell'automobile. E i cinesi li abbiamo conosciuti perché erano a Torino per farsi disegnare delle autovetture, perché le competenze che ci sono in questa zona sono ancora di primo livello. Quindi queste automobili prodotte in Cina avranno un motore italiano, cioè il vostro, un design italiano con aziende torinesi. Il design in parte è stato sviluppato a Torino e in parte è stato sviluppato in Cina da designer italiani, perché quantomeno il design ci è riconosciuto in tutto il mondo. Speriamo anche la tecnologia.